Allora, signori, riprende un attimo la seduta. Allora, una comunicazione che dà il sindaco velocemente. Prego, sindaco, prendete posto. Allora, buonasera a tutti. Sull'eccezione preliminare che è stata sollevata dal consigliere Tribulato abbiamo fatto una rapida verifica con il segretario generale, con la dottoressa Grasso. In realtà sicuramente più di 2 settimane fa ho firmato una determina di incarico dell'avvocato Cipriano come segretario generale, vice segretario generale, scusate. Lo era stato già per altre occasioni durante un periodo di ferie del precedente segretario generale, ma adesso avevo firmato una determina con la quale si cristallizzava questa posizione dell'avvocato. Abbiamo verificato che in effetti la determina non è stata pubblicata e per questa ragione ritengo che la seduta non possa continuare perché non è validamente costituita. Purtroppo la legge, a differenza della legge nazionale, la legge della Regione Sicilia prevede la pubblicazione per l'efficacia dell'atto, quindi sostanzialmente l'avvocato Cipriano non può questa sera neanche certificare il numero legale dei presenti, quindi siamo costretti a rinviare la seduta. Un problema di carattere tecnico sicuramente non voluto. Allora, tecnicamente se si deve rinviare si devono rifare nuovamente tutte le convocazioni. Non è valida. Sì. Quindi dobbiamo riconvocare nuovamente. No, per questo non abbiamo fatto l'appello ora, per questo motivo. Perché nelle more della mancata pubblicazione. Aspetta, posso fare la determina ora? Perché poi ci sono i 3 giorni di pubblicazione. Un attimo. Le convocazioni di questo consiglio sono valide, perché sono state fatte. Anche perché se no l'avvocato ci... Ora sta parlando, un attimo solo, giusto per completezza di informazione. Era il segretario generale che mi contattava telefonicamente perché appunto c'è il problema, anche diciamo, la seduta non può essere regolarmente svolta. Allora mi suggeriva, però magari questa cosa la discutete in capigruppo se siete d'accordo, di sospendere la seduta. Io la determina la faccio adesso perché la pubblicazione è prevista nei 3 giorni e viene pubblicata domani. Se ritenete, ripeto, il... Sì.
No, no, dicevo, l'esigenza di fare la seduta stasera e non rinviarla a domani è perché sarebbe l'ultimo giorno utile previsto dalla legge per la rottamazione. Quindi sostanzialmente poniamo nel nulla questa possibilità. No, era oggi lui, oggi l'ultimo, credo di sì, almeno mi danno la voce, era oggi o domani, si può fare anche domani? Insomma, se volete ragionare di questa opportunità in capigruppo, io sono disponibile a fare la determina adesso, fatemi sapere. Prego, consigliere Di Mare. Grigio? Sì, grazie Presidente. Io dico che siamo disponibili a fare la capogruppo, non ci sono problemi. Però una cosa deve essere chiara, questa seduta è stata correttamente convocata, ma non è neanche insediata, quindi perché manca il segretario, quindi noi non possiamo decidere niente, non possiamo decidere di sospendere 5 minuti, mezz'ora, un'ora, perché la seduta non è insediata correttamente, è invalida, quindi abbiamo solo una cosa da fare, andarcene a casa, non ci sono altre cose a mio giudizio. E venire domani, domani mattina, domani pomeriggio, quando dico questo lo possiamo decidere insieme senza alcun problema, ma qui è un problema di validità e concludo Presidente, e lo so Presidente, ma l'errore non è che non ci possiamo fare niente, qui c'è, ho detto che la colpa è di qualcuno, ho detto che sicuramente io non ci posso fare niente. E qui il problema, non so se sono stato chiaro Presidente, lo ripeto, e poi qui il problema è di validità dell'insediamento della seduta. Questa seduta non esiste, quindi non possiamo decidere niente, neanche di fare una sospensione di 5 minuti. Cioè, questo è il punto. Grazie Presidente. Grazie a lei. Ovviamente il problema è strettamente legato alla necessità di dover approvare per scadenza di termini. Pertanto dobbiamo riuscire a trovare la soluzione più congeniale. Il problema, possiamo anche andare via tutti in questo momento, però per riconvocare un consiglio nuovamente io non ho tempo, cioè è matematicamente impossibile perché ho bisogno di qualche giorno in più. Cioè, il regolamento è chiaro. Quindi anche se si fa in urgenza comunque sempre 24 ore sono, per cui non ci arriviamo, dovrei convocarlo ora.
Allora, signori, ai fini della validazione della seduta odierna, il sindaco sta stampando la determina che la si mette agli atti e può essere pubblicata all'albo pretorio come da normativa vigente entro 3 giorni. Pertanto, una volta messa agli atti la determina, il segretario, vice segretario in questo caso, può certificare il Consiglio Comunale le presenze, l'assenza e la validità di quest'ultima. Quindi 2 erano le opzioni: o quelle di fare quanto poc'anzi detto, oppure di rinviare il Consiglio in urgenza, visto le scadenze dei termini per la deliberazione del Consiglio Comunale entro i 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per quanto concerne la rottamazione, le scadenze che tra l'altro sono imminenti, e quindi farlo sabato mattina. Pertanto, visto che siamo tutti presenti e la prima soluzione è quella più efficace, il sindaco sta andando a stampare la delibera, la si ufficializza, la si mette agli atti e il segretario si può insediare per avviare i lavori. Questo è quanto. In questo momento siete liberi di fare quello che volete, perché di fatto è come se io fossi sola in questa stanza, però mi sembra opportuno darvi queste informazioni, quindi decidete con libero arbitrio quello che volete fare. 5 minuti fa, no, siamo usciti con un'unica decisione. No, abbiamo detto, voi ne avete detto fai quello che vuoi, io ho valutato, ho parlato con il segretario generale, perché ancora non ci avevo parlato, mi sono sincerata di ciò che la legge permette. Non li facciamo più, perché noi ce ne siamo usciti con una decisione che avevamo condiviso tutti, Casuccio, Triberio. Allora, signori, voi mi avete detto che mi prendevo la responsabilità di convocare un consiglio in urgenza che secondo voi non c'erano gli estremi dell'urgenza. Pertanto, rilevato quanto voi mi avete fatto notare, ho parlato col segretario, ho detto quanto ci siamo detti in capigruppo e lei mi ha detto, visto che siete tutti presenti, si può utilizzare la determina che è già stata inviata più di 10 minuti fa direttamente al sindaco, che la sta stampando, punto. Il consiglio era alle 18:30, non esiste più, non gli puoi cambiare l'orario. Il consiglio era alle 18:30, non gli si può cambiare l'orario. Poi se volete fare questa, fate anche questa, va bene. Votate là, tanto poi lo sai, non ci vuole niente. Il consiglio alle 6:30 non valido, ora alle 7:30 lo volete fare, pubblicando le cose ora. Fate. Allora, signori, scusate un attimo, visto che comunque non si può effettuare nessun tipo di votazione, ma comunque la capigruppo c'è, se voi mi dite che lo volete fare sabato mattina, per me non ci sono problemi, si fa sabato mattina. Non l'avete deciso, mi avete detto che in urgenza, in questo caso specifico, la sottoscritta non poteva convocarlo, quindi mettetevi d'accordo, ma l'avete detto voi, occhio, perché non lo puoi convocare in urgenza. No, non esiste questa seduta, non posso annullare una cosa che non esiste. Quindi potete anche andarvene, vi arriverà qualcosa entro le prossime ore. Arrivederci.